Egep 2017, nuovi volti per VenlingTV.it. Siamo con Mauro Conte, amministratore delegato di Citali. Citali è la società italiana di Cino Machines, un'azienda cinese che realizza tanti bei prodotti. Buongiorno Mauro, benvenuto dinanzi ai microfoni di VenlingTV.it. Grazie a voi per questa occasione per presentare i nostri prodotti della società Cino, che è leader nel settore delle macchine, delle capsule al caffè, e ci presentiamo oggi al SIGE per farvi vedere e mostrare velocemente una carrellata di queste nuove macchine. Ecco, allora noi abbiamo proprio alla mia destra, alla tua sinistra, delle prime macchine, perché non sono le uniche, questi sono i cavalli di battaglia di questa fiera. Esatto, questa è una macchina semiprofessionale per chi ha delle tipo bar o ristoranti, in cui non hanno l'esigenza di fare tante caffè al giorno, e per questo si presta una macchina del genere, con le capsule o con cialde o con svariati modi tipo FAP, dolce gusto eccetera, in quanto noi con questa macchina possiamo cambiare questi blocchi a disposizione delle esigenze che ci vengono a creare, nel senso, questa adesso è impostata con la Nespresso, però potrebbe esserci con dolce gusto, con FAP, con lavazza blu o con cialde. Adesso io vi faccio vedere un'erogazione per capire come funziona. Sì. Un'impostazione che si può impostare il gruppo, se si vuole mettere con dolce gusto piuttosto che con espresso, si può impostare la quantità di erogazione, il calore che si vuole dare all'erogazione, perché ovviamente se facciamo lo dolce gusto possiamo fare anche bevande eccetera, per cui si può impostare anche minor temperatura. Nel frattempo adesso vi faccio vedere un'erogazione. Mettiamo la capsula, questa è una Nespresso, una compatibile Nespresso. E questa macchina può fare anche ovviamente cappuccini eccetera con la lancia a vapore. Adesso noi eroghiamo un caffè. Adesso la macchina, adesso non so a quanto volume è stata impostata, però con il display possiamo scegliere le varie impostazioni eccetera. Ecco qui, si è stoppata. È il caffè. Se vogliamo fare un cappuccino eccetera, qua c'è la lancia a vapore, qua c'è l'erogazione per l'acqua calda. Insomma, è una macchina completa. Per quello che mi è dato osservare, qui abbiamo un tasto che disciplina la lunghezza del caffè corto, quello centrale per un caffè lungo, e poi a desiderio, a piacimento, quanto uno vuole, senza dover fare nessuna impostazione. Perfetto. Collegamento diretto con l'acqua. Quindi con la rete idrica. Anche un contenitore con una pompa immersione. C'è la possibilità anche per coloro che vogliono dare alla macchina in comodato d'uso un conteggio di capsule, che permette la funzione di sapere al venditore quante capsule l'utilizzatore ha consumato eccetera. E alla fine si apre uno dei due cassetti e si ritrovano all'interno, ecco qui amici, le capsule esauste, che poi possono essere svuotate volta per volta, ma non è l'unica macchina. No, non è l'unica macchina, questa ad esempio è l'ultima novità nel settore, che sulla stessa scocca abbiamo tre tipologie di macchine, una normale, in questo caso invece è concepita per gli alberghi, perché eroga oltre il caffè anche se uno vuole fare una bevanda. Solitamente negli alberghi, quando uno va in una stanza, si trova, specialmente i turisti, trovano la possibilità di farsi delle tisane. Adesso vi faccio vedere velocemente come funziona il discorso. Se uno per esempio mette una bustina di tè, mette la mette ed eroga qua l'acqua calda per poter farsi la propria bevanda, e questa è concepita apposta per gli alberghi. Poi ovviamente se poi uno vuole farsi il caffè, questa macchina ha un'altra erogazione per poter fare il caffè. Questo ci permette, e ha il grosso vantaggio, di non avere pulizia, perché in questo caso non dobbiamo pulire nulla.
questo va, diciamo, è concettualmente va a sostituire il bollitore, esatto, che tradizionalmente si trova all'interno delle stanze di alberghi più all'estero che in Italia, devo dire. Sì. Questo concetto comincia a prendere piede anche in Italia. Di un certo livello ci sono anche in Italia, per cui è stato concepito con quella logica. Possiamo, prima ancora di passare a un altro modello che prima mi illustravi, possiamo parlare di prezzi? Sì, la fascia di prezzo varia dai 50 ai 70 euro, bene o male, per la fascia piccolina di macchina. Questa invece è una macchina che va sui 650 euro. Che è certamente un prezzo moderato per tutte le funzioni che ha. Non ci scordiamo che su ha uno scaldatazze. Sì, qua c'è su uno scaldatazze perché è un boiler separato, sono due termoblocchi più una caldaia separata, in modo tale da avere sempre la possibilità di erogare vapore e acqua calda indistintamente dal concetto dell'erogazione del caffè. E infine ha un piccolo display qui di 4 pollici e 7 per poter visualizzare in questo momento delle indicazioni da dare all'utilizzatore. Successivamente tu mi raccontavi che avete in mente di inserire un display ancora più grande per fare altra comunicazione. Questo è un progetto un po' più futuro, per dare altra comunicazione, per dare altre immagini. Mauro, già di per sé questa è una signora macchina, è davvero un gran bel esemplare. Italia, attenzione, la produzione è cinese, con componentistica italiana, disegnata in Italia, ha vinto un premio anche in Germania per il modello in questione. E complimenti. Passiamo dunque ora dall'altra parte dello stand, dove c'è un'altra macchina, eccola qui, che tu mi hai mostrato in modo veramente orgogliosissimo. Sì, perché credo che sia l'unica macchina oggi, non vorrei sbagliarmi perché non vorrei per presunzione, è l'unica macchina oggi in commercio con questo concetto di cialda che ha caduta, non la solito sistema tradizionale di cialda, perché noi mettiamo qua la cialda, ok, chiudiamo, ok. Quindi la cialda in carta si autoalloggia all'interno. Sì, esatto. E inserisce il bicchiere. Inseriamo il bicchiere ed eroghiamo il caffè. E qui tutto questo in pochi secondi. Piccola. La cialda cade dentro, non c'è il discorso della, ecco, solito tra. Era quello che volevo evidenziare, attendendo però che terminasse l'erogazione della consumazione di caffè. Mauro, la società Citali è una società giovane, attenta, molto aggressiva, e per il prezzo e per la quantità di modelli che va a proporre. Quali sono le tue aspettative? Ma le aspettative sono quelle che il pubblico, l'utilizzatore finale, riesca a capire bene i pregi di queste macchine. La mia funzione è quella di portare il nome Cino ad un'immagine di brand, perché fino ad oggi Cino ha prodotto in sistema OEM per le grosse realtà italiane ed estere, ma con nomi altrui. Oggi la mia funzione è quella di evidenziare la qualità e il brand Cino, che fino adesso è conosciuto dai più a livello di OEM, ma non a livello di nome. E la mia funzione è quella di portare adesso, perché siamo nella posizione giusta per portare il nome ai livelli che merita. Perché Cino è un brand che in Cina è molto popolare, produce per tantissime aziende anche italiane, e oggi con nomi diversi, anche blasonati, anche in molti casi. Adesso qua non è il caso di dire. E allora, Mauro, noi avremo modo di riparlare di Cino, dell'attenzione che pone alla componentistica, alla qualità in termini di produzione, presentando anche magari una gamma ben più ampia rispetto a quelli che sono i modelli che vi abbiamo fatto osservare nel corso degli ultimi 6-7 minuti. Saluta gli amici di VendingTV.it. Allora, un saluto a tutti voi e spero di trovarvi
o clienti, o provare o almeno testare le nostre macchine e valutare da voi stessi la qualità di queste macchine. Una qualità già ben collaudata da tanti altri marchi. Grazie Mauro, amici. Grazie a voi, amici di Vending. Di Vending TV. Allora io proseguo e voi naturalmente mi deve rubare il mestiere. No, ci mancherebbe, grazie a voi. A tra poco!